i saluti del già direttore, il dottor Sulli Luciano, che da poco è col direttore della Protezione Civile, e domani avremo un incontro con tutti i sindaci della regione per presentare anche l'attività del centro funzionale del centrato del Friuli Venezia Giulia, che è l'ente che è preposto a diramare gli allerta meteo ai sindaci e quindi a far scattare l'occorrenza sui piani di emergenza dei comuni e anche i piani di emergenza sovracomunali, che sono uno per ricordare, uno sempre quello del servizio di piena, che nel caso del bacino dell'Ivenza può voler dire anche l'attivazione del piano di laminazione di Ravennis, che è stato richiamato. Qui abbiamo appunto il commissario Giovanni, che col quale dobbiamo incontrarci per cominciare anche a provare appunto l'uso di questo modello che è previsto dal piano di laminazione, piano di laminazione che ricordo è stato adottato dalla giunta regionale l'anno scorso, è stato pubblicato sul PUR e trovate riferimenti quindi sul sito della regione e anche della protezione civile. Noi come protezione civile ci occupiamo delle emergenze, siamo la Croce Rossa, poi ci sono gli enti preposti a gestire i rischi specifici e qua stasera avevamo i massimi rappresentanti a partire dall'autorità di bacino e l'ufficio regionale della difesa del suolo. Abbiamo il consorzio bonifica che ha un ruolo importantissimo qua nella provincia di Pordenone, noi ci occupiamo anche di idraulica, però ci dobbiamo occupare di incendi, di rischio sismico, di rischio idrogeologico, che può voler dire frane, può voler dire anche i problemi della rete minore, come sono stati citati nei problemi dell'articolo idrografico, può voler dire per anche il rischio meteo, che sono le situazioni che colpiscono anche questa provincia, no? Tromba d'aria, sono situazioni anche di temporali forti che determinano forti danni. Quindi io andrò molto veloce sulle cose che mi interessano meno, come appunto il problema incendi boschivi, dove comunque c'è un'attività importante, e il rischio sismico è anche un rischio importante per la provincia di Pordenone. Ecco, e voi avete iniziato un percorso appunto per il nuovo piano regolatore, in questo percorso immagino che anche il rischio sismico sia un tema che state trattando con gli studi di microzonazione sismica che state portando avanti come amministrazione, e quindi questo è un tema anche importante che sicuramente riguarda dei fenomeni, no, qua richiamato il terremoto di cui ricorderemo i 40 anni il prossimo anno, però sono fenomeni con cui dobbiamo fare i conti, certamente se ne tiene hanno dei tempi di ritorno, almeno quelle storiche, se è stato richiamato prima la Piena 66, no? Che si dice a 100 anni di tempi di ritorno, ecco, i terremoti hanno dei tempi di ritorno ancora più antichi, più lunghi, però certamente sono cose di cui bisogna tener conto, anche sperando mai che non si sovrappongano come i tempi, però come è stato detto prima, se io devo fare una tendopoli che mi dura 6 mesi, devo anche pensare di non mettere in un posto che in quei 6 mesi potrebbe essere soggetto poi a un'alluvione. Quindi quando poi ragioniamo sui piani di emergenza bisogna considerare anche questo tipo di problematica, considerando che poi la nostra regione, l'attività sismica è qualcosa che fa parte, è connaturata con questo territorio. Ecco, ricorderete la scossa di Venzone di poche settimane fa, ci sono stati degli sciami sismici anche qua nella Pedemontana, no? La zona di Barcis, di Clau, quindi sono realtà di cui dobbiamo tenere conto. Il terremoto è un qualcosa che ci accompagna, possiamo dire, in maniera costante, e ogni tanto quando arrivano le botte forti è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto. Venendo al nostro problema, che mi pare sia quello più sentito qua a Pordenone, ecco, nel corso di questi anni, almeno diciamo gli ultimi 10 anni, ogni paio d'anni c'è stata qualche, diciamo, botta di maltempo importante, e qua avete richiamato dal 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, vedete i comuni colpiti, no? Trombe d'aria, alluvioni, dissesti, 2010, come lo ricordate, che qua anche a Pordenone è rimasto un cielo abbastanza alto per un periodo abbastanza lungo, quindi sono fenomeni ricorrenti. Ecco, la protezione civile quando interviene dando gli allerta meteo considera eventi con tempo di ritorno molto più breve rispetto a quelli che vengono considerati, di cui abbiamo parlato stasera.
poi la criticità gialla è qualcosa, adesso sentirete parlare nel telegiornale, no? In Liguria parlavano di criticità 1, 2, ecco. Adesso è stato codificato a livello nazionale che parleremo di criticità gialla, arancia e rossa, non più ordinaria, moderata, elevata, perché non si capiva il senso, no? Detto, abbiamo un codice colore, giallo, arancio, rosso, allora, i tempi di ritorno sono 2 anni con la criticità gialla, quindi sono fenomeni che si possono verificare anche 2 volte all'anno, quelli, però vengono superati mediamente ogni 2 anni nella statistica. La criticità arancio è intorno ai 5-10 anni e la criticità rossa sono i 20 di 20 anni come tempi di ritorno. Quindi noi come Protezione Civile schieriamo, diciamo, il massimo di quello che può essere il nostro sistema già per eventi con tempi di ritorno molto più frequenti rispetto alle piene storiche di cui si è fatta menzione questa sera. Questo cosa vuol dire? Che ci teniamo allenati, ecco, quantomeno, questo sicuramente, ci teniamo allenati, forse lo facciamo molto di frequente per le alluvioni, perché purtroppo capitano molto di frequente, dobbiamo cercare di farlo anche per i terremoti, anche per gli altri fenomeni, che sennò rischiano di passare nel dimenticatoio e poi quando capitano ci si accorge di non essere preparati. Ecco, chiaramente abbiamo una regione con livelli di piovosità veramente particolari, forse non hanno uguali anche a livello nazionale. Qua alcune immagini che servono per ricordare fenomeni che non sono antichissimi, ecco, 91, questo è il Torre a Tarcento, questo è un richiamo alle calamità che hanno colpito la Val Canale nel 96. No? Vedete anche qua non c'è un richiamo a quanti millimetri di pioggia caduti nel giro di poche ore, di un paio di giorni. Vedete i numeri, qua siamo nella zona udinese colpita per diverse volte nella zona del torrente Tresemane, corsi d'acqua che poi sono stati anche oggetto di interventi importanti con finanziamenti dello Stato, della Regione, attuati anche attraverso la Protezione Civile, che si sono rivelati talvolta anche risolutivi, tanto è vero che del Tresemane a Udine non si parla più come un problema. Ecco, quindi ci sono anche cose che bene o male sono state risolte. Ecco, qua veniamo a Pordenone. Il 2002 è stato l'anno horribilis, no? Almeno noi c'è stato un po' battesimo dell'acqua, perché come regione eravamo appena entrati a avere un po' la competenza idraulica, perché prima era dello Stato e quindi nel 2002 c'era ancora il genio civile che doveva passare le consegne, qua c'è l'ingegnere Albusa che era dirigente del servizio negli anni, quindi penso si ricorda molto bene. E qua c'è stata una rotta marginale che ha determinato tutta questa situazione. E vedete come sulla foto della destra, questo è l'argine di traffico invece a Pasiano, che si è rotto 3 giorni dopo, lì abbiamo rischiato anche un'altra zona di esondazione che poteva interessare anche la zona di Motta di Livenza e la zona industriale. Per fortuna è stato, diciamo, provvidenziale l'intervento per evitare anche quest'altra rotta. Ecco, vedete, nel novembre, anche qua abbiamo i valori di pioggia caduti in 72 ore. Ecco, prima vedevo con le carte, no? Noi come Protezione Civile della Regione andiamo sull'elicottero, guardiamo dall'alto, facciamo queste belle foto che poi sono finite su tante pubblicazioni e in genere non vediamo i confini comunali, no? Quindi siamo abituati a guardare il fiume e devo dire che ho difficoltà personalmente a vedere anche le carte che ho visto stasera che finiscono dove finisce il confine del comune di Pordenone. Devo dirvi sinceramente che secondo me sarebbe bene che quell'imbuto che è stato prima richiamato, no, che chiude a Visinale, fosse sempre disegnato su tutte le carte che riguardano questo pezzo di fiume, secondo me non si capisce bene il problema. Considerando bene anche le quote degli argini che stanno in destra e sinistra, considerando anche gli argini del sentierone, perché quelle lì sono quote importanti. Ecco, dopodiché qua siamo nel 2003, non avevamo finito di leccarci le ferite di Pordenone, che nel 2003 in Val Canale c'è stato il bis del 96 al quadrato, diciamo, come danni. Ricorderete anche queste immagini. 2004 siamo tornati a Pordenone, una zona, diciamo, anche della pedemontana, qui dei comuni delle Prealpi Carniche, dove abbiamo avuto parecchi
danni. 2005, ecco, non c'è solo il Meduna, c'è anche il fiume Fiume, il fiume Sile, tutte queste, diciamo, corsi d'acqua che saranno di prossima, forse, pertinenza del consorzio di bonifica, che sono certamente anche problemi importanti, e quando, quando lo scirocco non è abbastanza forte da arrivare in montagna, ecco che la pioggia magari si concentra nella zona dell'alta pianura, o comunque della pianura qui pordenonese, e sono questi corsi d'acqua che poi ci danno i problemi, no? Le prime crisi, tutto il sistema diciamo del reticolo minore, e poi si finisce a Panigai, dove c'è un grandissimo lago e c'è un canale che abbiamo scoperto, costruito dalla Repubblica di Venezia, credo, che invece di portare l'acqua nell'Irenza va giù pian pianino verso l'Adriatico, giù a Caorle, no? E quindi hai voglia prima di sgrondare tutta quella zona dei Cammuni, di Pravisdomini, Basiano, eccetera. Quindi un territorio sicuramente particolare. Ecco, vado via rapidamente, queste sono comunque anche le situazioni che purtroppo ci troviamo ad affrontare sempre più frequentemente, anche con questi temporali forti, con queste trombe d'aria che anche la provincia di Pordenone sembra avere in qualche maniera qualche tipo di abbonamento, perché spesso colpiscono anche questa zona. E adesso con il centro funzionale dovremo imparare anche a confrontarci con questi fenomeni, che poi sono i più difficili da prevedere in realtà, no? Non abbiamo ancora modelli che danno con molta... comunque sul sito del centro funzionale, visto che qua siete tutte persone molto appassionate, visto che resistete ancora, vi invito ad andare a consultare questi bollettini che adesso vengono pubblicati sul sito del centro funzionale, perché cercheremo di beccare anche queste previsioni sui temporali forti, che sono un problema anche molto sentito. Vedete, quindi non finisce qua la rassegna, siamo ancora nel 2009, siamo, diciamo, qua a Natale del 2009, una piena dell'Isonzo che ha rischiato di mandare sotto gradisca di Isonzo. 2010, la trombe d'aria sulla pianura friulana. Adesso questi mesi qua per noi sembra di essere in vacanza, ma un anno fa eravamo con le falde freatiche altissime e con le acque, come le ha chiamate il professore? Parassite. Sì, immagino che le nostre fognature qua erano piene di queste acque parassite, no? Ecco, 2010, dicevamo prima appunto che hanno di nuovo attraversato anche la zona. Ecco, perché ho fatto questa rassegna qua? Perché mi è stato chiesto dal vostro, diciamo, che ha organizzato questa serata, di portare anche un po' i numeri delle opere, perché tutti questi eventi chiaramente hanno avuto un costo sociale che forse paghiamo ancora, perché la regione, diciamo, ha impegnato fondi e forse in parte stiamo ancora pagando, no? E tutte queste opere in parte hanno realizzato, hanno anche risolto i problemi. Vedete, dall'87 abbiamo fatto un conto solo con fondi di protezione civile, in buona parte anche arrivati chiaramente dal governo italiano, e vedete che siamo arrivati a 1 miliardo di lavori dal 2001, quasi concentrati, diciamo, dal 2001 ad oggi. Ecco, si dice interventi di prevenzione, interventi in emergenza, opere di ricostruzione. Interventi di protezione civile comprendono un po' queste zone. Certo, la prevenzione va fatta secondo i piani di bacino, questo è importante, però i piani di bacino ci devono essere. Noi nel 2002, quando abbiamo affrontato l'alluvione del 2002, il piano di bacino, e almeno il piano per la sicurezza e il PAI, hanno iniziato il percorso, quindi riteniamo di aver, diciamo, lavorato in questi anni insieme con l'autorità di bacino e seguito un po' quindi anche i criteri con cui siamo intervenuti erano quelli con cui poi, diciamo, l'autorità di bacino ha creato anche quel piano stralcio che diceva rinforzare gli argini, no? Laminare a monte e individuare delle opere appunto per la messa in sicurezza. Ecco, danni che sono, diciamo, anche stati sofferti dai privati e dalle imprese. Qua ci sono dei numeri che ho cercato di recuperare su richiesta appunto
l'assessore che mi aveva invitato, no, in qualche modo, numeri che letti oggi fanno un po' anche riflettere, perché vedete, Comune Pordenone, varie reti del 2002, 12,5 milioni di danni a privati, imprese, enti locali, no, che sono, non sono neanche tutto quello che era il danno, perché poi il ristoro è stato del 70% mediamente, almeno. Quindi, ecco, rendiamoci conto, numeri che se dovessero ripetersi oggi in queste situazioni, penso che sarebbe difficile trovare risorse con i tempi che corrono. Ecco, ho riportato un dato che è riferito all'evento del settembre del 2005, che diciamo era stato anche importante per Comune Pordenone, e anche il 2010. No? Quindi c'è un dato del Comune Pordenone, il totale della provincia. Ecco, il sistema regionale di protezione civile un po' lo conoscete, si basa sul fatto che in ogni comune c'è una struttura comunale di protezione civile che fa riferimento al nostro centro di Palmanova. Abbiamo le squadre comunali che operano anche in queste situazioni di emergenza, e nella provincia di Pordenone sono particolarmente esercitate sul settore proprio delle emergenze idrauliche. Li vedete qua l'opera anche in corso di esercitazioni che sono continue anche per fronteggiare i problemi delle rotte arginali, quindi con le telenature, con la formazione di coronelle per i fontanazzi oppure sovranze arginali. Ecco, per fare queste cose naturalmente gli argini devono essere assolutamente puliti. Io sono 30 anni che sono in regione, quando ho iniziato c'erano degli ambientalisti che sostenevano che gli argini dovevano essere boscati. Adesso mi pare che non c'è più nessuno che dice certe stupidaggini, perché se gli argini sono boscati, mi spiegate voi come facciamo a fare queste operazioni durante la piena. Ho parlato di argini, non di sponde, sottolineo. Ecco, naturalmente i volontari si esercitano a fare un po' tante cose. Ecco, in un momento fa mi è arrivato un messaggio che a Trieste stanno cercando un'altra persona scomparsa, è un po' un'attività che è diventata quasi la principale. Ecco, poi ci sono i grandi eventi e poi ci sono le situazioni dove andiamo anche a soccorso di popolazioni, come nel caso del terremoto dell'Emilia, dove ci esercitiamo al terremoto, per fortuna da qualche altra parte in Italia, ma anche per prepararci alla... E quindi le attività sono, diciamo, costanti e sempre in crescita. Il centro di Palmanova penso che lo conoscete, naturalmente bisogna fare un monitoraggio del territorio, quindi avere una rete di monitoraggio sismica, e quindi noi abbiamo un sistema che nel giro di pochi minuti dà le informazioni dove si verificano i terremoti. Da un punto di vista idraulico c'è una rete di monitoraggio, prima è stata presentata una rete che riguarda il sistema fognario, no? Il controllo, c'è una rete di controllo, di monitoraggio di livelli che è assolutamente di libero accesso ai cittadini, quindi dal sito della protezione civile si possono vedere in tempo reale i livelli dei nostri corsi d'acqua, quindi anche i livelli del Meduna, del Noncello, su tutti gli idrometri che sono considerati di riferimento. E abbiamo poi anche dei dati anche dei meteomarini che riguardano le foci, in particolare del Tagliamento e dell'Isonzo. C'è un radar meteorologico che ci aiuta a seguire il forecasting, cioè la previsione del breve termine, e tutte queste informazioni le trovate attraverso il nostro sito internet, dove c'è la possibilità di consultare la rete. Naturalmente nell'emergenza bisogna comunicare in emergenza, quindi abbiamo delle reti radio, no? Che servono appunto per comunicare sia per quanto riguarda gli addetti ai lavori, quindi c'è una rete che noi chiamiamo dei forestali, ma insomma una rete del sistema regionale, poi c'è una delle frequenze dedicate anche proprio al sistema del volontariato. Ecco, dopodiché noi ci muoviamo sulla base di protocolli di intesa fatti anche con gli stati qua prossimi, Slovenia e Carinzia, abbiamo un rapporto con le prefetture che in qualche maniera si basa su queste regole molto semplici. Noi come sistema regionale coordiniamo i comuni, le strutture comunali, i gruppi comunali di protezione civile e le associazioni. Le prefetture hanno compito di gestire le forze dello Stato, quindi forze armate, vigili del fuoco, forze dell'ordine, forze dello Stato che è qui in provincia di
pordenone non c'è. In ogni caso noi ci comunichiamo anche con la Sala Italia del Dipartimento e poi ognuno mette in campo le proprie forze. Ecco, quindi c'è un sistema anche di collegamento, videoconferenza con le prefetture in maniera da poter coordinare gli interventi e ci sono dei protocolli d'intesa per poter in qualche maniera operare. Ecco, sono andato un po' veloce, ma sono disponibile a tornare indietro se volete avere qualche informazione. Quello che volevo soffermare un attimo di più sul fatto appunto che per gestire con i comuni questa attività fatta in emergenza abbiamo creato un portale web per facilitare anche l'attività di realizzare piani comunali di protezione civile e quindi abbiamo messo come sfondo disponibile ai comuni quelle informazioni anche sulla pericolosità idraulica che sono quelle proprio elaborate dal Servizio Difesa del Suolo e in qualche maniera poi verificate e approvate dall'autorità di bacino. Naturalmente in questa base banca dati ci sono tutti i rischi, compreso quello industriale, e quello sismico, no? E sulla base appunto di incontri svolti appunto anche con le prefetture, questo strumento è condiviso anche con gli organi dello Stato, in maniera che anche loro condividano tutte le informazioni che stanno in questo ultimo unico sistema. Ecco, quindi all'interno di questa banca dati tutti i comuni hanno inserito quelle che sono le loro aree di emergenza, i loro edifici strategici e fra quelli rilevanti adesso abbiamo inserito le scuole e tutti i siti di interesse culturale. Ecco, questo è il portale che può essere consultato anche dai cittadini, si chiama appunto HTTP piani emergenza appunto protezione civile .fug.it. E qui uno può scegliere il proprio comune e andare a consultare i dati del proprio comune. Questa è una videata che mostra appunto il comune di Pordenone con tutti i luoghi che sono stati individuati, l'amministrazione che ha portato anche questo strumento anche all'approvazione del Consiglio Comunale e può essere consultato anche attraverso quest'app che può essere scaricata gratuitamente per gli smartphone. Finito. Solo una cosa, una specifica, naturalmente i costi che sono stati dati dalla protezione civile sono al netto dei costi che i territori invece hanno per la gestione delle emergenze. Chiedo all'ingegnere Rosalin quando è stata l'ultima nostra. Diciamo che gli eventi ordinari come quello del 2014, anzi ce ne sono stati due nel 2014, uno a febbraio e uno a novembre, costano indicativamente i cittadini fra i 100 e i 150 mila euro. L'uno chiaramente, sì. Tenendo presente che dal 2010 al 2014 gli eventi sono stati 6, questi sono i costi che hanno sostenuto i cittadini di Pordenone per gestire l'evento alluvionale, quindi l'utilizzo di mezzi, maestranze, operai, dipendenti, tutto quello che riguarda l'attivazione di tutte le procedure del piano comunale d'emergenza, come